Domenica pomeriggio il blitz del collettivo ZTL all'ex provincia con un murales e volantini a coprire la palizzata di legno anti-barboni fatta installare dal comune. Nella notte è arrivata la risposta dell'estrema destra trevigiana con scritte svastiche tracciate con una bomboletta nera sul muro di via Battisti. Sull'episodio indaga la Digos della questura di Treviso. Intanto il sindaco condanna gli atti del collettivo. Ma loro fanno il loro lavoro e quindi loro protestano. Noi dobbiamo rispettare la legge. Ma non è che noi contrastiamo l'operato dei cosiddetti ragazzi. Noi contestiamo quando ci sono degli abusi fatti dai ragazzi. Cioè noi, intanto la proprietà privata e assieme alla prefettura che hanno deciso questo, certamente anche con il nostro consenso per quanto riguarda, perché il discorso del sottoportico, questo è un altro discorso, se poi loro trovano in affitto qualcosa eccetera possono fare quello che vogliono se pagano gli affitti, è così che funziona, noi spazi per queste diciamo manifestazioni non ne abbiamo.